Davanti a scelte e decisioni possibili, i ragazzi sanno bene cosa vogliono. Alla LUISS di Roma, il progetto Millennial Lab 2030. Vediamo. La vera domanda sarebbe non come vorrei vedere la mia città nel 2030, ma come vorrei vedere i miei concittadini nel 2030. Mi piacerebbe che Como nel 2030 vedesse scomparire razzismo e sessismo soprattutto. Perché se ci sono buoni cittadini, ci sono buone città. Quello che mi mancava era la consapevolezza in relazione al mio futuro e alla mia città, Sabaudia. Il progetto ha coinvolto 16 istituti superiori in 6 regioni italiane con 650 studenti. La base di questo lavoro è stato quello di cercare di capire come abbattere l'indice del divario generazionale. Immagino Potenza nel 2030 come una città aperta a nuove esperienze per i giovani, per le prossime generazioni, compresi i miei figli. Vorrei un forte cambiamento culturale. Vorrei che la legalità fosse rispettata. Bisognerebbe trovare un modo per ridurre la dispersione scolastica e migliorare l'orientamento sia in uscita dalle scuole medie che anche dalle scuole superiori. In particolare i giovani che purtroppo sono costretti ad andare via al nord o all'estero per trovare lavoro. Insieme ai miei compagni abbiamo formato una startup per il sociale, specialmente per le persone diversamente abili, che si occupa appunto di prevenire l'occupazione dei parcheggi dei disabili. Vorrei poter contare anche su strutture pubbliche e manutenzione urbanistica efficienti. La sfiducia che le persone ripongono verso le istituzioni politiche. La soluzione è quella del dialogo.